Grave la decisione del governo contenuta nel decreto Giubileo, quello di smaltire oltre 5 milioni di tonnellate di rifiuti contenuti in 4,2 milioni di ecoballe, rifiuti raccolti in 10 anni durante l'emergenza campana, spendendo 150 milioni di euro di soldi pubblici, non per realizzare degli impianti di termovalorizzazione in campagna, ma trasportandoli con 300.000 camion nei termovalorizzatori del nord, in particolare in Lombardia e in Emilia-Romagna, dove ci sono questi impianti. Questo è il cattivo regalo di Natale che Renzi fa ai cittadini della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.